Un pomeriggio d'attesa tra due verità distanti 100 chilometri, quella di Verona dove Filippo Turetta sta rispondendo alle domande del PM e quella di Padova dove i medici legali stanno eseguendo l'autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin. Ancora blindati nell'istituto di medicina legale, dalle prime indiscrezioni sembrerebbe confermata l'ipotesi di una morte per dissanguamento. La giovane 22enne sarebbe deceduta per la rescissione dell'aorta, sul suo corpo sarebbero state trovate numerose coltellate e ferite profonde. Sarebbe stata uccisa dopo la lite dunque e gettata lungo le sponde del lago di Barcis quando già era priva di vita. Una versione che potrebbe essere confermata anche da Filippo Turetta, indagato per omicidio volontario da 7 ore sta parlando con gli inquirenti. Nei giorni scorsi aveva già ammesso il delitto con una dichiarazione spontanea, ma le domande su quanto avvenuto la terribile notte dell'11 novembre adesso potrebbero avere risposta.